per i funerali di Fabrizia Di Lorenzo, la giovane morta nella strage di Berlino. Sarà presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Daniela Sene. La città di Sulmona si è stretta intorno al dolore della famiglia di Fabrizia, al papà, alla mamma, al fratello, alla nonna, a tutti i parenti. Domani i funerali sarà una folla immensa per condividere questo dolore con l'affetto e con la preghiera. Ed è davvero un abbraccio immenso quello di questa città e di tutto il paese in questo Natale senza sorrisi. La famiglia di Lorenzo è chiusa nella sua casa dove c'è la camera ardente della loro Fabrizia, uccisa a 31 anni a Berlino lunedì scorso nell'attacco dell'ISIS. A proteggere silenzio e dolore in quella casa le forze dell'ordine, mentre in città ci sono i segni del cordoglio. A mezz'asta la bandiera del comune, tanti lumini ed anche il tributo della tifoseria organizzata del Sulmona Calcio, che saluta la giovane donna con lacrime e silenzio. Una rosa bianca all'ingresso delle poste, il luogo di lavoro del padre della ragazza. Ecco, il silenzio caratterizza da lunedì questa città che pure andava e veniva per le incombenze natalizie. Ma era un andare e venire innaturale. Prima l'attesa di sapere se Fabrizia Di Lorenzo fosse davvero capitata in quella strage, poi l'attesa della certezza che fosse lei e non un'altra, e poi ancora l'attesa del suo ritorno, infine il dolore collettivo. E domani lutto cittadino ed in cattedrale, diceva Monsignor Spina, i funerali di Fabrizia, giovane martire italiana del terrorismo, lei che aveva scelto Berlino per vivere e lavorare, non per morire. E per renderle l'omaggio più alto, nell'ultimo atto ci sarà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che già l'aveva accolta a Ciampino e che parteciperà alla messa che verrà officiata proprio dal vescovo di Sulmona, da sempre vicino ai Di Lorenzo.